po' la Nouvelle Vague, anche se il soggetto molto poco, perché due spadaccini vestiti col kilt scozzese sicuramente non li avevamo mai visti in un film di Truffaut o di Godard, insomma. E questo appunto è il brano di Isobel Campbell, che poi ne scriverà alcuni anche sul disco successivo, prima di lasciare la band. Avete sentito sempre più carineria rispetto ai brani di Stuart Murdoch, e questo è un po' lo stile delle canzoni di Isobel Campbell. Siamo in chiusura di incontro, parliamo degli ultimi anni dei Belle Sebastian, gli anni 2000. Gli anni 2000 sono gli anni in cui, diciamo, ormai i Belle Sebastian hanno seminato parecchio, per cui possono un po' raccogliere quello che hanno seminato. Quindi lasciano la Gipster Records, l'etichetta piccolina, indipendente, che li aveva fatti crescere fino a questo momento, e per il disco che esce nel 2003, che si chiama Dear Catastrophe Waitress, firmano per la Rough Trade, no? Quindi sempre un'etichetta molto importante, indipendente, era l'etichetta proprio degli Smiths, per cui vanno a finire poi dopo in quella che potrebbe essere il posto giusto dove collocarsi. È un disco un po' di svolta questo qua, perché i Belle Sebastian smettono di fare di bamboleggiare in un certo senso e cercano veramente di diventare una band pop a tutti gli effetti. La produzione è molto più curata, viene preso un produttore esterno famoso, Trevor Horn, il più famoso produttore degli anni 80, quello che ha creato il sound tipico degli anni 80, delle hit, Frankie Goes to Hollywood, Grace Jones, moltissime cose degli anni 80. Lui era un membro dei Buggles, qui è quello con gli occhiali strani. Questi sono i Buggles, quelli di Video Killed the Radio Star, giusto per capirci. E produce appunto Dear Catastrophe Waitress, una scelta che lascia basiti molti dei fan, che dicono una accoppiata assolutamente non adeguata. In realtà il risultato è più che dignitoso, anche se sicuramente la magia dei primi dischi, anche il senso di mistero che c'era nei primi dischi dei Belle Sebastian ormai è scomparso. Vanno avanti fino ad oggi, l'ultimo album è uscito proprio l'anno scorso, per cui sono andati avanti Belle Sebastian, fanno altri dischi, The Life Pursuit del 2006, Right About Love del 2010, nel frattempo fanno in tempo anche a fare un secondo festival, un Bow Lie Weekender numero 2, sempre nel 2010, fino a Girls in Peacetime Want to Dance del 2015. E sono dischi tutti accolti in maniera positiva dalla critica, però non c'è più ovviamente quell'entusiasmo che c'era all'inizio per una proposta nuova, anche perché ormai non sono più dei ragazzini, ovviamente. Comunque vanno avanti sempre con questa formazione. C'è spazio anche per delle avventure cinematografiche, perché fanno la colonna sonora di un film l'anno fatto, che si chiama Days of the Bagnold Summer, che è anche l'ultimo disco che hanno fatto uscire, e lo stesso Stuart Murdoch scrive un film che si chiama God Help the Girl, e poi scrive la colonna sonora avvalendosi di una serie di musicisti, tra cui molti dei Belle Sebastian. La cosa interessante è che i Belle Sebastian negli anni 2000 iniziano anche ad avere dei proseliti, come loro erano stati dei seguaci degli Smiths e del movimento Twip Hop negli anni 80, e quando poi dopo avevano iniziato. Negli anni 2000 iniziano a venire fuori delle band che si ispirano ai Belle Sebastian, i Camera Obscura ad esempio, scozzesi come loro. Il primo disco dei Camera Obscura viene prodotto proprio da Stuart Murdoch. Oppure, se vogliamo andare negli Stati Uniti, sicuramente una band che ha avuto moltissimo dei Belle Sebastian sono i Decemberist, che invece però ci mettono dentro delle influenze più folk, delle influenze country, quindi la rileggono un po' in chiave americana, il sound dei Belle Sebastian. Tutto questo, prima di lasciarvi all'ultimo brano, che è anche il brano di chiusura di The Boy with the Arab Strap, che si chiama The Roller Coaster Ride, si conclude con un'imprevista avventura da parte di Belle Sebastian, perché nel 2019, nell'estate del 2019, hanno fatto la terza edizione del loro festival Bow Lie Weekender su una nave da crociera. Quindi questa è la foto finale, Thanks for Sailing with Us. È stata una 3 giorni di una crociera che è stata nel Mar Mediterraneo, è partita tra l'altro dalla Sardegna, se non sbaglio, è andata fino a Barcellona e poi è tornata indietro, e hanno trovato la maniera di fare il primo festival galleggiante con loro e con moltissime altre band che suonavano. I costi erano ovviamente proibitivi, però scommetto che chi ci è andato sicuramente si è divertito. Quindi si conclude così, su una barca, l'avventura dei Belle Sebastian. Io vi lascio a The Roller Coaster Ride, il brano che chiude The Boy with the Arab Strap. È un brano che ancora una volta ci riporta al concetto un po' di quest'estate, di questa sospensione del periodo estivo. Il testo parla appunto di questa roller coaster ride, sarebbero le montagne russe praticamente, quindi la classica sensazione del
ragazzo che durante l'estate non sa come occupare la propria estate può essere quella di dire vado al parco giochi, vado sul roller coaster ride per avere un'emozione. Ma roller coaster ride è anche un po' come vedono la vita i Belle Sebastian, no? Una serie di discese, di spaventi e di salite, di emozioni che si susseguono. Ascoltiamo del roller coaster ride, dopo vi saluto brevemente e abbiamo finito la presentazione di stasera. Eccola qui, il video anche in questo caso è qualcosa che abbiamo trovato su internet, sembra proprio dei filmini di vacanza, dopo mi dite cosa ne pensate.